Io devo dire, forse anche un po' incosciente, ma ci ho sempre creduto, perché nella vita bisogna avere testa, ma bisogna avere anche cuore. Un vero e proprio colpo di scena in provincia d'Arezzo. Il nuovo presidente è infatti Alessandro Polcri, il sindaco di Anghiari. Con 47.202 voti ponderati, Polcri ha sconfitto il presidente uscente Silvia Chiassai Martini, primo cittadino di Montevarchi, sostenuta in questa ricandidatura da tutto il centrodestra, che si è fermata però a 42.908 voti. Queste elezioni hanno cambiato il paradigma, nel senso che mentre prima si ragionava per destra, sinistra, centro, questa volta, se voi andate a vedere, dunque non è che lo dico io, se voi andate a vedere i dati, si va oltre questa logica. Alessandro Polcri si era anche messo a disposizione del centrodestra, ma poi gli era stata preferita Silvia Chiassai Martini. Da qui la decisione di correre comunque alla carica, raccogliendo evidentemente consensi trasversali. Ed infine la vittoria del candidato civico, destinata ad aprire nuove tensioni nel centrodestra. Nel momento in cui presidente della provincia viene eletto da una consultazione di grandi elettori e non da un'elezione diretta del popolo, è giusto che ci sia una sintesi fra i territori e non una divisione preconcetta. E dunque questo era un messaggio che ho dato. Purtroppo, forse in quel momento, in quella fase, nei primi, diciamo, le prime settimane di novembre, non è riuscito a trovare una totale condivisione, però vedo il voto, diciamo, nel segreto dell'urna, poi i fatti sono i fatti e dunque la provincia ritorna ad essere la casa dei comuni, come naturalmente legata alla riforma del Rio e come si spera la provincia possa crescere ulteriormente nei prossimi anni.